às vezes acho que eu estou me enlouquecendo por você. Fujo, viajo no tempo, me submetendo. E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido. E sem você, saio do presente pro passado e no futuro eu tô perdido. Buonasera cari amici di Wine Channel, ci troviamo a Corso Mantonè, nella centralissima Pescara Vecchia, quella che un tempo era il villaggio dei pescatori dell'antica Pescara. Successivamente c'è stata l'unione con Castellammare, che era all'epoca in provincia di Teramo, dall'altra parte del fiume, ed ecco che è nata la grande provincia di Pescara. Parliamo del 1927. In queste strutture che risalgono a quell'epoca e anche a molto prima si sta svolgendo questa piacevole manifestazione che chiude, diciamo così, il San Martino. Agora separar a gente, o tempo é incapaz por você. Le vie di Bacco, 23 sono le cantine che hanno aderito e altrettanti i locali che ospiteranno le cantine, in questa sorta di sinergia dove ristoranti, enoteche e pub forniscono i vini di ciascuna cantina. Con Stefano, titolare del Mind locale di Corso Mantonè, come avete accolto l'iniziativa? Un'ottima iniziativa per valorizzare il vino, oltre a quelli che sono i cocktail, che è qualcosa che noi già facciamo. Sicuramente un modo per approcciare nuove cantine che magari non si conoscevano ancora così bene, quindi vedere da vicino, conoscere i titolari, se non l'enologo o comunque i rappresentanti, vero? Certo, sicuramente. Noi conosciamo benissimo Rosa Rubra. Abbiamo scelto di collaborare con loro perché è una grande cantina che sta nascendo, anzi sta sviluppando in maniera esponenziale per quello che è il nostro settore, e quindi abbiamo scelto questa partnership con loro. Tutto l'Abruzzo è rappresentato, già che ci sono le cantine delle quattro province. I locali hanno differenziato il proprio menù, il classico locale beverage offre magari soltanto castagne e poco altro, i ristoranti invece più importanti, che possono offrire un menù più variegato, infatti riescono ad offrire al pubblico di questa sera dall'antipasto fino al dolce, naturalmente abbinando i vari vini che hanno nella proposta. Siamo in compagnia di Alessandro, buonasera. Ciao Alessandro, buonasera a te. Che tipologia di vino oggi stai proponendo ai clienti qui a Corso Mantonè? Montepulciano e Trebbiano, per dare un cenno di storicità, e Intimo e Triluna, un'innovazione enologica, Blend IGT lanciati in Abruzzo, Merlot e Montepulciano per il primo Intimo, Triluna, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Malvasia aromatica. Quali consigli ai clienti che arrivano? Si partirà sicuramente dal Trebbiano, con l'evoluzione il Triluna, Montepulciano, Intimo. Come vedi i clienti? Preparati in materia oppure chiedono lumi perché magari sanno ancora poco del vino? Non sanno poco, ma si lasciano affascinare, quindi si lasciano guidare e sono molto intenzionati ad assaggiare nuovi prodotti. Nella fattispecie qual è il vino che hanno scelto di più finora? Sicuramente Montepulciano, per via della temperatura e per via dell'atmosfera che sta creando. Parliamo di atmosfera, com'è l'atmosfera questa sera qui a Pescara? Si sta scaldando in modo particolare. Grazie al contributo dei tuoi vini? Senza dubbio. O meu compromisso é com seu coração, mas me espera que eu tô chegando. Con Lorenzo Filomusi Guelfi assaggiamo un Cerasuolo d'Abruzzo 2013. Parliamo dell'annata 2014 intanto. Pessima annata per quanto riguarda la quantità, perché abbiamo avuto una flessione mediamente sembra in Italia intorno al 25%, roba del genere, ma in Abruzzo già sul 40%. Come quantità. Poi su questo 40, su questo, cioè sul restante 60, si sono scatenate le malattie tipiche della vite, quale la peronospora innanzitutto.
chi ha saputo difendersi, e io credo di essere stato capace, ha salvato la vita dalla peronospora, ma non dalla flessione della quantità, che quella non è dipesa dalla lotta, è dipesa dalla meteorologia. La parte finale però della maturazione, quindi ha corrisposto poi con la raccolta, insomma il tempo è stato abbastanza clemente durante quel periodo. È stato abbastanza negativo per un lungo tratto di tempo. Verso la fine di settembre, prima settimana di ottobre, c'è stata una ripresa del caldo e siamo riusciti a portare a maturazione quello che era stato salvato dalle avversità. Non però da un'avversità di tipo non meteorologica ma zoologica, che è stato l'attacco dei cinghiali, perché noi abbiamo avuto, ed è un fatto generalizzato, l'arrivo dei cinghiali a frotte di 40-50 capi per ogni incursione, che hanno decimato praticamente tutti gli impianti bassi, cioè non il tendone chiaramente, perché non arrivavano i cinghiali a quell'altezza, ma la spalliera hanno fatto stragi, insomma. Questa serata, due parole le spendiamo volentieri. Ma questa è una serata in cui mi sono trovato coinvolto per iniziativa di un amico che mi ha proposto questa occasione. Sembra che ci sia una ripresa di attenzione da parte delle istituzioni, mi si dice, per rivitalizzare questo bel centro storico di Pescara, che è l'unico pezzetto di Pescara che si è salvato dall'invasione cementizia, e dove appunto queste cose credo che possano trovare il loro teatro ideale. Com seu coração, mas me espera que eu tô chegando. Tô levando rosas e versos e vinhos. Me espera que eu tô chegando.